Buongiorno ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Se è la prima volta che siete qua sul canale, benvenuti e per chi è tornato, ciao, come state? Io sono stata via un po' da questo canale per motivi personali, ho avuto diverse cose da risolvere, alcune non le ho ancora risolte, ma bando alle ciance, entriamo subito nella questione del video. Allora, si trovano tanti guru online, guru per quanto riguarda il risparmio, per quanto riguarda gli investimenti, tutti hanno da dire la propria. Quindi, perché non dire anche la mia? Allora, non è semplice sicuramente ai tempi di oggi, con l'inflazione, con le spese, con tutto quanto, veramente tirar fuori le gambe per quanto riguarda la finanza. Quindi, scusate. Mi sono fatto un appunto su 5 modi per cercare di gestire le proprie finanze. Allora, non è un discorso di riscuotere 1000 euro o di riscuoterne 2000, perché chi ne ha 1500 ne vuole 1700, chi ne ha 1700 ne vorrebbe 1900, chi ne ha 1200 ne vorrebbe 1400. Ora è vero, sì, che se hai un affitto, se hai un mutuo, ovviamente è difficile cercare di risparmiare, però magari potrebbe essere semplice porsi l'idea magari di cambiare sistemazione. Se una casa non ce la facciamo a mantenercela, tra virgolette, magari potremo vedere l'opzione di cambiare luogo, un luogo meno dispendioso, una casa più piccola, eccetera, eccetera. Però nel caso in cui ci sia uno stipendio, come nel mio caso, cercare di arrivare a gestire tutte le spese, beh, che dire? Questi sono i consigli che leggendo, guardando, studiando un po' ho trovato utili nella fase, ecco, di passaggio. Io non sono ancora uscita dal discorso, cioè non ho ancora tutto sotto controllo, non ho un fondo lì tutto a disposizione nei casi di emergenza, anche se sto cercando di farlo. Ecco, sono in quella fase di transizione, quindi non vi parlo da persona ricca, ma non vi parlo neppure da persona che non ha conoscenze o comunque che non si è interessata per quanto riguarda il settore finanziario. Allora, come faccio o come provo a fare io i miei 5 modi per risparmiare? 1. Allora, numero uno, tracciare le spese almeno per un anno, almeno per un anno. Io ho trovato questo modo molto divertente, grazie ad un Kakebo. Su un Kakebo si scrivono praticamente settimanalmente tutte le spese. Cercavo di farvi vedere senza, ecco, vedete, giorno per giorno uno scrive le varie spese, così per prima cosa sappiamo dove vanno a finire i nostri soldi, perché se non si sa dove vanno a finire, beh, come faccio? Cioè, io mi ricordo ora, tornando a qualche tempo fa, quando non mi interessavo di gestione finanziaria della casa, comunque di gestione finanziaria, e non mi occupavo di queste cose, prendevo lo stipendio, poi finiva, a volte finiva prima, a volte finiva in tempo, cioè in tempo intendo nel momento che arrivava l'altro stipendio, e me la sbarcavo male, cioè veramente male. Quindi da quando ho iniziato a vedere dove vanno i miei soldi, riesco un po' più a gestirli. Riesco a dire no, aspetta, se l'altro mese ho speso 200 euro in pizzeria, sarà il caso che magari se voglio un attimo risparmiare per momenti poco felici, insomma, momenti tipo come ho avuto adesso, che ho dovuto fare due visite mediche, e se diretta alla medicina in questo momento in Italia puoi morire domani, nel senso che non c'è, non so, una visita specialistica, e ne stavo ricercando un'altra, sono andata a guardare, 6, 7, 8 mesi era tutto pieno, no, in ospedale, quindi devi andare a pagamento. Fai due conti. Allora, le ultime due visite vado a spendere 400 euro circa, mettendoci anche la benzina, 400 euro circa.
Quindi imprevisti capitano e siete pronti? Avete un fondo degli imprevisti? Io sto cercando di mettere appunto da parte soldi per questo fondo imprevisti. Nel frattempo ho gli imprevisti, quindi sarà ancora più complicato, ma non mollo e riuscirò appunto ad avere il mio fondo di imprevisti, che era effettivamente il punto 3. Mi ero segnato i punti, passiamo dal punto 1 al punto 3. Qual è allora il punto 2? Allora, innanzitutto come faccio a fare il punto 3? Faccio che appena mi arriva lo stipendio, anzi io, diciamo la verità, per gestire un pochino meglio, per cercare di rendermi più conto della mia situazione finanziaria, preferisco usare il contante. Non sempre, certo, uso anche la carta e il bancomat, però ecco, per le spese, per la benzina, per le cose di tutti i giorni, diciamo quelle che sai che devi passare a prendere il pane e la frutta, devi passare a prendere quello e l'altro, ti porti dietro quel contante, così sai che quella settimana sarebbe il caso tu spendessi solo quelli. E diciamo, hai un po' più una gestione, più un contatto fisico con il denaro. Poi magari quando, diciamo, ho imparato a gestire, potrò farlo anche tranquillamente con la carta, non è detto, però ecco, avendolo in pratica, ho questi otto di soldi nel portafoglio, questi 100-200 euro, beh, mi devono fare sia per la spesa che per la benzina che per le cose, diciamo, di tutti i giorni. E se avanzano, me le metto in un fondo risparmi. Io ho cercato di gestire la cosa così, perché sì, è vero, dici, metti subito da parte, prima paga te stesso, tanti guru dicono. Però nel mio caso, chi prende i contanti, sì, vai a mettere, o vai a mettere in un salvadanaio proprio chiuso, che non si apre, e dici quelli sono per il fondo delle emergenze, ok, oppure sono per le vacanze, ok, lo puoi fare. Se no c'è chi fa tutto con carta di credito, conti vari, che passano direttamente i soldi da un conto a un altro, ecco, un conto che gli fa da salvadanaio, diciamo così. Tornando al punto 2, fare budgeting. Fare budgeting allora non è il discorso di vedere dove spendo i miei soldi, ma è anche di capire, in base al kakebo, ok, in base a quello che spendo, capire quali sono le mie spese fisse e quali sono le mie entrate piste, bellissimo, le mie entrate fisse, e non lo taglierò. E quindi capire mensilmente quanto dovrò dedicare per una spesa. Faccio un esempio, faccio prima fare un esempio. Io so che so, faccio, spendo 200 euro di assicurazione semestrale. Bene, allora ogni settimana, sono 4 settimane in un mese, prenderò 8 cifre per arrivare e non prendere direttamente al mio conto 200 euro tutte insieme, che hanno sicuramente un altro peso. E quindi cercare proprio di avere chiaro quanto spendo di gas, quanto spendo di luce, bah, boh, non lo so, ora arriva la bolletta, chissà quanto sarà. No, ora boh, ci può stare 10, 15 euro, 20 di differenza, però più o meno quanto andrò a spendere, devo saperlo. Ecco, devo conoscere le mie uscite, come le mie entrate. So più o meno sempre quanto vado a riscuotere a fine mese, no? Più o meno posso aver lavorato una settimana più, una settimana meno, sono stata malata, ho il bonus, ho quello, quell'altro, quindi lo so. Ci sono mie colleghe che veramente sanno già che quel mese avranno 1500, 13esimo, 14esimo, ah, ma c'è il farmacia, quello, cioè, sanno tutto, cioè, una precisione, li vai a dire dove hai speso i soldi, boh, sono senza, se non riscuoto fra 10 giorni sono senza una lira. Non sanno però dove li spendono, cioè preferiscono forse non saperlo. E quindi fare budgeting è importante. Poi pianificare che cosa? Pianificare i viaggi. Io vi ripeto, non è che uno deve stare tutta la vita a pianificare, in generale, secondo me. Quando hai capito nei primi anni, primi 2 o 3, io ora, questo è il mio primo kakebo, io non sono un'esperta finanziaria, io sono proprio quella persona che sta tentando il suo percorso, e sta tentando perché anch'io ho avuto degli anni, tipo quando sarà stata 3 anni fa, 3, 4 anni fa, non ne ricordo di preciso, in cui mi sono ritrovata sotto in banca di una cifra che era pari, veramente pari. Poi quando vai a fare il 730, no, vedi dove spendere le cose, beh, erano esattamente le mie spese mediche.
Quindi, se non avessi avuto degli imprevisti sarebbe andato tutto bene, ma ho avuto degli imprevisti di salute non indifferenti che mi hanno praticamente fatto andare sotto quel conto in banca. Io veramente la stessa cifra sono andata sotto, cifra di spese mediche, quindi un bel casino, perché mi sono ritrovata non solo a dovermi rimettere fisicamente per riprendere a pieno il lavoro, quindi comunque sì, hai una busta paga, però ce l'hai dimezzata quando sei a casa per un bel lungo periodo di tempo a causa di malattia, a causa di avuto due interventi, l'altro in un anno e mezzo, eccetera, eccetera, e anche ora che non siamo tutta salute, diciamola così. E quindi sarebbe stato utile avere già un fondo di emergenze dove vado a pescare, magari in questo caso, anche i soldi per le visite mediche, perché se non sono programmabili, come queste cose che mi sono capitate, ma nessuno sapeva che sarebbero capitate, e quindi a me come a qualsiasi persona, sarebbe stato il caso già avere un fondo delle emergenze, quindi cosa che mi sto sicuramente impegnando a fare. Quindi comunque risolto quel problema, alla fine risiamo per fortuna da un po' insomma sopra, non ho preoccupazioni con la mia banca, diciamo così, ma non sono ricca, ecco. Quindi questi sono tutti consigli, vi ripeto, da una persona che cerca di fare un passaggio per la serenità, per la tranquillità. Comunque ho un lavoro normalissimo come tante persone, uno stipendio normalissimo e tutte le spese che hanno le persone di questo mondo. Quindi il quarto punto era pianificare il viaggio quotidiano. Cosa vuol dire? Allora, chi sta in città avrà un'altra gestione del tempo e dei viaggi, delle cose. Magari ci sono persone che non hanno nemmeno un mezzo proprio perché appunto vivono in città, usano i mezzi della città. Io i mezzi che ho sempre avuto fin da quando ero piccola, diciamo non personali, avevo un pullman alle 6:20 la mattina dove andavi a scuola, al lavoro. Ce n'era, credo che ci sia ancora un altro, verso l'1:30, uno verso le 3 e qualcosa del pomeriggio e poi basta. E poi per andare fino al centro qualche 20 km, cioè se io lavoro come lavoro a 10 km da questo centro non andrei al lavoro con i mezzi, cioè proprio non c'è possibilità. È una zona rurale, quindi è bella per l'amor del cielo, abbiamo vinto il Borgo dei Borghi proprio in questo quest'anno, ma per praticità dobbiamo avere un mezzo proprio. Comunque dici sì, ti metti d'accordo con altre persone che lavorano, no, cioè non funziona così perché non è possibile. Quindi ho un mezzo, ho una macchina. E ci sono delle spese, ovviamente benzina quest'anno, cioè sono 2 anni che la mia nuova macchina, allora io investo molto in automobile appunto perché è una, diciamo, lo uso sempre, faccio tanti chilometri per lavoro, se poi devo andare a qualche parte uso quello. Mio padre abita nel Lazio, quando vado a trovare lui vado con l'automobile, quindi comunque macino chilometri su chilometri. E quindi cerco di mantenerla nuova, ecco, quindi uso faccio quel giochino che fanno fare loro di cambiare una macchina ogni 3 anni, ecco, faccio quella cosa lì perché mi conviene a me nella mia situazione e tutto quanto. Quindi detto questo, usando la macchina, dicevo, quest'anno l'ho presa in ibrida perché volevo provare, a parte ero salita su una macchina di cortesia di un mio amico, anzi un mio collega, e mi fa: guarda che bella questa macchina ibrida, vuoi provarla? Insomma, io poi sono appassionata di moto e di macchine, per chi mi conosce lo sa, ma sì dai, fammela provare, insomma. Vado a provare sta macchina, ragazzi, me ne sono innamorata tanto che l'ho presa. Alla fine io avevo il modello, lo stesso modello ma a benzina, e ho provato questo modello ibrido che sinceramente per chi fa tutti i chilometri che faccio io un po' si risparmia. Io non ho mai optato per il diesel, non ho mai optato per il gas, non mi chiedete perché, ma non ho mai provato questo desiderio. Non lo so, ecco, non mi è, ho sempre usato le auto a benzina. Quest'anno metto benzina, però diciamo in certi momenti la mia auto va in elettrico.
quindi che so, quando sono in coda, comunque devo attraversare due centri abbastanza importanti, ben trafficati nell'ora di punta, dove effettivamente mi va spesso in elettrico e vado a risparmiare, cioè proprio vedo un netto risparmio. E poi, cioè, si ricarica in frenata, si ricarica in discesa, si autoricarica e diciamo che sfrutto questo ibrido. Quindi metto benzina, ma a volte mi va il motore in elettrico. Io mi sto trovando bene, a parte che è una macchina che ha una ripresa pazzesca e vabbè, è un 1.600, non è che sia una macchina di potenza chissà quale, però vi dico, mi trovo bene. Spendo il giusto di benzina, quando avevo solo benzina spendevo sinceramente di più. E poi vediamo un attimino. Per il momento c'è ancora un annetto e mezzo, un paio d'anni, mi pare. Sì, siamo a metà. E poi cambieremo e vedremo, studieremo bene il passaggio all'auto dopo. Comunque, detto questo, è funzionale quando passo, rientro dal lavoro, fare la mia bella spesa. Cioè, io non è che il sabato e il weekend, come fanno tanti, prendo la macchina e vado a farmi la spesa. No. A parte avuto il discorso delle problematiche del peso, perché cioè, portarvi le buste della spesa, ragazzi, è una cosa che io ultimamente non mi posso permettere di fare perché, vabbè, le mie problematiche di salute. Però è più pratico, comunque riesco col discorso anche del contanti che vi dicevo prima, faccio no, aspetta, allora devo fare la spesa sto giorno, quindi mi devono bastare sui 20 euro, 25 euro, 30 euro. Questi e basta, passo di fronte al supermercato, mi fermo e poi vado a casa. Quindi comunque ci sono 3-4 supermercati in zona, posso anche cambiare. So che da una parte spendo meno per i detersivi, da una parte spendo meno per la frutta, per la carne, ma allora cerco di gestirmi questa cosa e di usare appunto il passaggio dopo il lavoro per fare anche la spesa. Quindi mi abito questi weekend, no? Nei supermercati c'era una massa, mi ricordo, c'era tantissima gente e mi abito un altro viaggio nell'altro giorno, quindi e così. Quindi pianificare, magari devi fare diverse cosette, ti pianifichi durante il rientro dal lavoro, senza stare a pensarci in momenti liberi, così magari hai anche altri momenti che puoi dedicare a altre cose in casa e niente, oppure anche andare a camminare, a fare tutto quello che uno vuole fare. Poi 5, fare la lista della spesa. Sì, allora abbiamo sempre il telefono in mano. Ok, questa maglia è un po' stretta, mi sto rendendo conto, ma non ho voglia di comprare abiti. Ok, sopportatemi. Sembra un po', ecco, un po' tutta attillata. Vabbè, ragazzi, questa è la maglia che avevo oggi. Allora, fare la spesa, fare la lista della spesa. Ma io non c'ho tempo. No, perché al telefono ci stiamo tutti. Poi ci abbiamo, no? Il dito parte da solo, no? Vado Instagram, vado su Facebook, vado su TikTok. Vado a leggere, a vedere il meteo, cioè ormai il dito va da solo, cioè veramente c'ho un polso, non ne può più, perché io sono di quelle che ci sta meno di tanta altra gente. Per esempio, in pausa al lavoro, vedo io che guardo nel vuoto, vado di incrociare qualcuno con cui parlare, e tutti così, no? Perché vabbè, guardi un attimino, se non hai messaggi lo metti dentro, no? No, però a parte questo. Potrei approfittare in quel momento appunto mi viene in mente, mi manca la pasta, mi manca lo zucchero, mi manca quello, mi manca quell'altro, mi faccio una lista. Tanto tutti abbiamo sul telefono il reparto note. Ora io non uso Android, ma penso che come iPhone abbia no, le note nel telefono, una parte dove scrivere, no? Qualsiasi cosa. Poi ci sono talmente tante applicazioni che se non c'è, beh, ce lo mettiamo. Quindi mi manca, ma non so, sto cucinando, ero a fare il pesce l'altra sera, ho fatto una cosa che mi piace tantissimo, non faccio sempre perché non me lo posso permettere, però l'orato al sale, oh, io adoro l'orato al sale, ho trovato questa offerta di 2 ratoni al sale e non mi ricordo di quanto era l'offerta, e mi piace appunto, faccio lo strato sotto col sale grosso e poi
mi faccio anche la cupolina sopra, basta. Poi dopo lo pulisco, ci metto un po' di olio crudo e basta, già saporito, già proprio buono così. E sì che, beh, volevo fare l'altro giorno mi mancava il sale grosso, dove fa sta cosa, quindi che faccio? Meno male me lo sono appuntato, se no magari c'avevo il pesce e non c'avevo il sale. Come me lo faccio il pesce senza il sale grosso? Al cartoccio? No, non mi piace, mi piace fatto così. Quindi comunque ogni volta che sei lì e fai, perché poi ti capita di vederle quando le fai le cose, oddio, ho finito la pasta, c'ho l'ultimo pacco di spaghetti, prendo il telefono, pasta, spaghetti, penne, tagliolini, quello che mi manca, tanto il telefono dietro ce l'avete sempre. Arrivo a fare la spesa, vado dritta, così risparmio, perché non mi faccio ingannare o comunque acchiappare da guarda bellino, guarda buono, c'è l'offerta, no, i biscotti ce l'ho, non ce l'ho segnati, quindi ce li ho, non sto a comprare 3 pacchi di biscotti così perché vado a risparmiare 2 euro e ne spendo 5 invece che 7, cioè sono 5 euro spesi, quindi non li risparmio, perché anche lì non è che io risparmio quei 5 euro o quei 2 euro dell'offerta, li vado a spendere, quindi li spendo, io spendo 5 euro, non li risparmio, io li risparmio se non compro nulla, risparmio 2, no, quello è il giochino che fanno coloro che te li vendono, ma te da compratore, da acquirente, da cliente, sai bene che stai spendendo 5 euro, quindi se io ho 25 euro o comunque 30 euro in contanti, so che quei 5 euro poi non mi bastano per le cose che voglio comprare. Ecco anche il trucco dei contanti, ecco anche come cerco di risparmiare quando faccio la spesa, non solo la lista ma il contante, perché so, no aspetta, io poi non so, dopodomani c'ho da prendere il pane e il formaggio, perché lo so, per finire mi riservo a quel giorno lì, a fare 3 giorni mi devono bastare, quindi no, non le compro i biscotti a 5 euro perché ne risparmio 2, perché vi ripeto, le offerte non vi fanno risparmiare, vi fanno spendere magari su cose che effettivamente non ne avete bisogno, di cose che non avete bisogno, capite bene? Questo è risparmiare, quando non li ho spesi, quando li ho nel portafoglio, non quando invece di 7 ne spendo 5, quello non è risparmio, perché li spendo. Non so se avete capito il mio ragionamento, che non è solo il mio, anche quello del marketing. Niente, per il momento è tutto. Allora, sono contenta di essere di nuovo qui con voi e nulla, vi saluto. Se vi è piaciuto il video o vi ho fatto anche solo un po' di compagnia, mettetemi un like, che per voi, cioè, fate presto, non è che vi chiedo chissà che cosa, però per il mio canale può fare molto. Se non mi seguite e avete voglia di farlo, benvenuti nella mia famiglia. E nulla, per il momento è tutto. Ciao, al prossimo video!